in modo irrazionale. I fratelli del cerchio attraverso Andreina, per poter coprire la parte più straordinaria della vita bisognerebbe vivere in modo irrazionale. Tutto ciò che è logica è controllo, e il controllo lascia fuori dalla porta tutto ciò che la logica non riconosce. Ma cos'è la logica? È la difesa di un essere primitivo verso la crescita, perché la crescita comporta cambiamento, pretende che si lascino alle spalle quegli strumenti che sono stati utili per l'evoluzione raggiunta, ma che, se non vengono rinnovati, sostituiti con altri più perfezionati, non si potranno trovare le porte aperte verso una nuova trasformazione, un nuovo rinnovamento. Se l'uomo non si rinnova continuamente, muore. Viene soffocato dai suoi stessi limiti che lo schiacciano, facendolo implodere, perché invece di respirare l'aria nuova che rigenera le sue cellule fisiche, mentali e spirituali, ricicla l'aria viziata del suo passato, che come un fantasma continua ad alimentare le sue paure e le sue rigidità. Il fantasma è una proiezione della sua realtà limitata, inconsistente nella forma e nella forza, capace solo di alimentare illusioni. La realtà è uscire dai limiti e accettare quei nuovi strumenti che ne allargano la visione in una continua espansione dell'universo interiore, per scoprire che ciò che la logica ci fa sembrare irraggiungibile è già in noi, come il nostro respiro. È la nostra naturale eredità. Dobbiamo solo volerla accettare.